Eccoci qui, signori. Big Luca da Dubai, dalla sua stabile magione di residenza. Parlo abbastanza piano perché donna è già a letto e probabilmente già dorme, quindi devo fare questo live con tono abbastanza pacato. Adesso aspettiamo che tutti i vari babbuini, gazzellini, aspiranti tali si connettano. Buongiorno. State arrivando, benissimo, parlo piano perché donna è a letto. Connettetevi, oggi si parla di promozioni, sconti, offerte, Black Friday, cosa fare a Natale, come fare un'offerta, uno sconto senza far vedere che un'offerta è uno sconto e altre cose, scusate, contenute, eccoci qui, in infomarketing per babbuini, ok? Sono già arrivate delle testimonianze, qualcuno ha già usato, abbiamo messo gli screenshot, le informazioni contenute in infomarketing per babbuini per monetizzare, c'è chi già si è ripagato il corso. Quindi informazioni come al solito pratiche, a sto giro i feedback sono pazzeschi, scioccati, di persone che ci ringraziano, prego, non c'è di che, continuiamo a guidare. La spiegazione sulle offerte sui bonus era perfetta, mi hai risolto un grosso dubbio che avevo. Esatto, Marco, vedete che è stato aiutato. Bravo Marco, felici di aiutarti. Ciao Titti, ciao a tutti. Quindi continuiamo a guidare con l'esempio questa industria, continuiamo, ha anche una I questa parola, ok, perfetto, a farvi lucrare, ok, quindi a insegnarvi tecniche, strategie che vi permettono di aumentare veramente i vostri soldini e non solo in teoria, che non è assolutamente male. Quindi aspettiamo un po' oltre, sono pieno di bottigliette d'acqua. Comandiamo, signori, chi si è babbuinizzato, vi ricordo che avete ancora 9 giorni di tempo, qualcosa di simile, quindi tra poco più di una settimana si chiudono i battenti, il prezzo sale e spariscono i bonus. Vi consiglio caldamente di non farvi sfuggire questa roba qui e al resto provvederà il Dio, il Signore Onnipotente, a cui tutti noi dobbiamo prima o dopo rendere conto. Allora, signori, sconti, promozioni e dintorni. Allora, una delle robe che non va bene in questo periodo, in queste le cose che vi vengono comunemente insegnate, è che fare promozioni, fare lanci, fare sconti sia sbagliato, perché sennò ci si deposiziona. Ora, le tematiche del posizionamento... Ah, mi è arrivato lo Speed Cube, per chi interessa, con il dentro tondo. Quindi adesso mi diletterò, siccome non ho assolutamente niente da fare, a imparare il metodo Friedrich, ok? Allora, le tematiche del posizionamento, quello vero, quello che serve a noi, quello della scuola Dan Kennedy, Big Luca, chiamiamola così, quello che funziona per i liberi professionisti, per chi è un dentista, per chi ha un agency, per chi ha un parrucchiere, per chi ha qualcosa di simile, ok? Sono spiegate all'interno del corso e necessitano di una spiegazione di circa 3 ore, 3 ore e mezza, non mi ricordo quante ore io ci abbia messo, 2, 3, 3 ore e mezza, per andare a smontare determinate cose per insegnarmi invece quello giusto, quindi in un live non ce la faccio, ma in buona sostanza voi avete praticamente delle abitudini a livello di brand, di posizionamento, che non esistono e sono semplicemente delle puttanate, e quelle che pensate e anche quelle che non pensate, quindi state continuamente pensando a come percettivamente essere in un posto dove in realtà non siete, ok? Non siete nella testa del cliente, non avete creato la categoria. Ragazzi, sono cose che capisco diano fastidio, però occhio, perché cioè, siete voi che ci rimettete il grano, quindi va bene? E quindi metodiche di posizionamento che non esistono portano a scelte, quindi, di prezzo, per esempio, di cosa fare durante un'offerta, di cosa fare durante un lancio, se farlo, se non farlo, vi accorgete anche voi da soli che dovrebbero rispettare le regole che vi siete autoimposti. Peraltro i paradigmi sono esattamente questi, cioè se voi partite da un sottostante che è sbagliato, è parziale, tutte le scelte saranno un accrescimento, una veicolazione più potente di ciò che in realtà era sbagliato in the first place, quindi bisogna stare attenti. In un momento storico come anche un colosso come Zara chiude qualche battente, le vostre info sono sempre più utili e fondamentali. Grande, grandissimo. Quindi gli sconti, le offerte, i lanci contro lanci, ci sono tutta una serie di tecniche che non conoscete, per esempio quella del lancio contro lancio, che ho spiegato all'interno del corso, ok? Piuttosto che gli sconti, le offerte, i cambi di prezzo, quando cambiarli, quando non cambiarli, come aumentarli, eccetera.
che sono cose che bisogna assolutamente attuare in una corretta pianificazione strategica. Ora, ovviamente, se voi siete nella condizione in cui, per esempio, avete un solo prodotto e un solo servizio, cosa che vi consiglio di cambiare, di mettervi in sicurezza da qui al prossimo mese, perché adesso arrivano i babbuini e la questione si fa pesante, a parte che già non sta funzionando e va bene. Per chi vende corsi o queste cose qua, ragazzi, 2 anni fa si poteva operare in un certo modo. Adesso invece non si può più fare. Il primo che ci rimette sono io, perché se io potessi fare dei numeri con, okay, cioè potessi guadagnare 500.000 al mese con un solo corso e stare così a vita, io sarei a posto. Però, prima di tutto, in un corso non posso mettere tutta la nostra formazione, la dobbiamo creare diversi perché noi formiamo, ma anche in termini di guadagno, qualunque vostro business, qualunque vostra azienda non può funzionare così. Quindi, se voi non avete una price strategy corretta all'interno dei vostri prodotti e servizi e non sapete quali fare in virtù di quali prezzi, perché voi provate, per esempio, uno degli errori è che voi fate i prodotti e poi li prezzate. Adesso questa cosa vi farà inorridire, ok? Fate dei prodotti e cercate di dare loro un prezzo. Questo prezzo non capite come vada fatto, che non c'entra niente il margine del front-end o del back-end, è un discorso un po' più organico. E poi cercate di dare un prezzo a questi prodotti e questi servizi e non funziona. Quando invece dovreste fare assolutamente l'opposto, ok? Nel corso è spiegato, ci sono non so quante ore sul prezzo, sulla price strategy, su tutti gli esempi. È assolutamente scorretto dire che una promozione, uno sconto deposiziona la persona, il brand, eccetera. Ovviamente la risposta è sempre dipende. Innanzitutto ti deposiziona rispetto a cosa e a chi, ti deposiziona dove e quanti soldi stai facendo col fatto che tu secondo te ti sei posizionato. Ora vi voglio spiegare un concetto. Le persone che hanno per esempio comprato i miei corsi e che hanno lucrato grazie a guerra psicologica e infobusiness per opportunisti, stanno ancora continuando a farlo per certi aspetti. Cioè non è che vi siete posizionati, ragazzi, è che ciò che facevate prima di comprarli era assolutamente tutto sbagliato e ridicolo, ok? E poi avete cominciato a fare dei soldi. Questo non vuol dire che siate arrivati, ok? O che abbiate capito delle tematiche che sono magari un po' più grosse di voi e ci vogliono anni per studiarle. Siamo capiti? Quindi bisogna andare avanti a capire come fare e bisogna ricordarsi che il mercato non è una cosa statica. Molti non la capiscono questa cosa, sono proprio ancorati a dire no, ma perché io ho capito ragazzi, ma il mercato cambia, non c'è nessun mercato che non cambia, cioè dal campo delle affiliazioni dove magari va un vertical, poi lo bannano, diventa infattibile, mi viene in mente questo esempio qua, alle tematiche di quanti competitor ci sono sul mercato che seducono lo stesso pubblico con delle offerte che sono simili o percepite come simili, è abbastanza un pandemonio, quindi è chiaro che bisogna adattare le tecniche, le strategie che si usano al mercato di oggi, non a quello di 2 anni fa. Questo corso vi darà una propulsione in avanti. Ripeto, non posso garantire che tra 2 anni voi non abbiate bisogno di ancora un altro corso perché sono saltate fuori delle nuove robe. Questo lo dico con grande trasparenza. Chi non si evolve retrocede, verità. Sì, e mentre retrocede, il problema è che se la spiega. Quindi al posto di spiegarvela, se per esempio, vi ricordate la sensazione di quando eravate partiti, i lead arrivavano, costavano poco e voi convertivate senza fare niente? Era una bella sensazione perché arrivavano tanti soldi. Quella sensazione può essere riportata indietro, non sto dicendo di non fare fatica a guadagnare quelle cose là, ma se avete avuto cali delle vendite oppure non capite cosa fare in certi periodi storici, come per esempio al Black Friday, vi faccio questo esempio, faccio l'offerta o non faccio l'offerta? Io vi posso giurare che lo scorso Black Friday avevo la bacheca in base di persone che si vantavano che non stavano facendo offerte. Io avrei voluto star lì a scrivere, dire scusa ma perché? E tu ti dici ah perché io non ho mica abbassato i prezzi? E sei un coglione. Perché invece lo dovevi fare in quella. No, non solo abbasso, cioè non c'è più un ragionamento. Ah, ma abbasso il prezzo, non è quello. Bisogna avere una fondamentale conoscenza delle tematiche di price strategy, di come queste cose qua affliggono il presente, il passato e il futuro. Oggi proprio è arrivata una testimonianza di una persona che si è salvata con i consigli di babbuini, perché altrimenti sarebbe completamente andato a spapolare la sua price strategy, commettendo per esempio un errore di front end, ok?
Poi per maggiori informazioni andate a vedervi il corso Info Marketing per Babbuini. Vi ricordo che include il bonus il corso di Dan Kennedy, Hi-Fi Coaching and Consulting Bootcamp, del valore di $3.000 reali, i contratti scritti per voi dal mio avvocato, che dovete solo precompilarli e vanno bene, l'intervista a Francisi, Michael Francisi, che è l'ex caporegime della famiglia Colombo di New York, e l'intervento di Dave D. di Riccione, quello sul webinar, che è stato l'intervento più apprezzato di tutto l'evento. Cosa ne pensi della consulenza per un'azienda? Ottimo brand di assicurazione, previdenza sociale, modello business, network offline. Cosa ne pensi della consulenza per un'azienda? Ottimo brand di assicurazione, se riesci a monetizzare, certo. Cosa ne pensi di 10-15 giorni di prova gratuita nel social media marketing agency? Dipende quanto costano i tuoi pacchetti, a chi stai vendendo, eccetera, eccetera. In generale la prova gratuita, come fai a fare una prova gratuita? Tu dici per la gestione di ads. Sì, può andare bene, ma secondo me non è necessario. Secondo me non è necessaria la prova gratuita. Comunque è una cosa che puoi fare se ovviamente non hai molti clienti. Se hai molti clienti devi destinare risorse a fare una roba gratis, avrai un churn rate, si configura come una membership low ticket sul front end. Fatti la matematica e vedrai che ho ragione. L'intervento di Dave D è tantissima roba. 26 ore di ascolto, 15 luglio si va online, diventate babbuini, grandissimo, grandissimo. Quindi il dire non si fanno sconti o non si fanno offerte, oppure che chi, perché lo so già, al prossimo Black Friday ci saranno tutta una serie di imbecilli che dicono, io non sto mica facendo le offerte per il Black Friday, e io sarò lì a guardare e dire, ma perché cosa avete nel cervello, creceti? Ciao Big, come si sceglie l'infoprodotto da vendere? Si sceglie capendo che cazzo stai facendo, visto che vuoi andare a vendere informazioni. Quindi, per esempio, si sceglie prendendo il corso. Non c'è l'infoprodotto da vendere. C'è che tu impari che cazzo è la vendita di informazioni, come funziona, come si prezzi, retroscena, tutte le magagne che ci sono sulla vendita di informazioni che le persone non spiegano. Prima perché le persone hanno difficoltà a rivelare gli errori, i numeri, tutte queste cose qui. E secondo perché sono informazioni rare, quindi come scelgo la racchetta da tennis capendo che cosa sto facendo? Cioè se io vado in un negozio non posso scegliere una racchetta da tennis senza un esperto di tennis, e ci sarà la racchetta per un giocatore più alto, più basso, più tarchiato, che ha uno stile più aggressivo, meno aggressivo, non lo so, ma prima questi stili vanno conosciuti, quantomeno il consulente con cui parli deve conoscere, ma se neanche tu sai cosa stai andando a fare è un problema. Tutte queste informazioni, cioè, ho creato un corso apposta, ragazzi, il corso bisogna sganciare i dindini, sono 1200 euro, è un valore assurdo, anche perché include dei bonus che sono... ecco, il fatto dei bonus, per esempio, c'è anche la tematica dei bonus che viene affrontata con precisione all'interno del corso, perché si lancia o si propongono prodotti con bonus o senza bonus, e quali bonus si danno, e cioè vedete tutte le domande che ci sono, quindi il corso va nel dettaglio. I miei bonus rispettano, se ci pensate, tutte le regole che ho dato all'interno di Info Marketing per Babbuini. Primo perché i bonus hanno un valore reale che non è millantato, perché anche qui inventarsi il valore dei bonus, io non so fino a che punto stia andando bene, how is that working for you? Ok, per esempio i contratti legali che voi avete in infomarketing per babbuini sono valori legali scritti da un avvocato che hanno un valore, cioè se voi li doveste comprare spendereste 1500-2000 euro a contratto, noi ve ne stiamo dando, aspettate che li conto, forse 5-6 o qualcosa di ridicolo così. C'è il corso High Ticket Coaching and Consulting Bootcamp di Dan Kennedy, che chiaramente sta ricevendo dei feedback stupendi, che è quello del raccoglitore enorme lì. Io ho la versione chiaramente in inglese. E quindi costa $3.000. Siccome costa 1200 il corso, io vi includo quello. Il corso di Dan è tradotto, quindi avete la traduzione in italiano. Abbiamo portato i materiali di Dan in italiano e li abbiamo tradotti. Il corso è addirittura doppiato. Allora, se io vado su modelli contratti del corso Info Marketing per Babbuino, abbiamo 6 contratti. Ok, modello contratto collaborazione professionale condivisione onorari standard, modello contratto compravendita standard, modello contratto consulenza standard, modello contratto informativa di riservatezza standard, modello contratto NDA standard, modello contratto retainer standard. Quindi se avete delle agenzie e dovete avere un contratto di retainer, per esempio vi assumono, vi ingaggiano mensilmente e avete un discorso di retainer, vi serve un contratto che disciplini questa cosa. Grande, grande Simon Knight, come stai, come stai? Vi serve un contratto che disciplini questa cosa. Anche la serietà con la quale vendete certi tipi di informazioni, una
Tematica che è stata molto apprezzata, lo sapevo, perché non c'è chiarezza nell'industria, è la differenza tra liberi professionisti e imprenditori, ok? Cioè, quindi tra persone che hanno un business di consulenza e persone che invece sono liberi professionisti nel campo della consulenza delle informazioni, liberi professionisti che dispensano informazioni a voce oppure che hanno delle competenze di fare qualcosa che poi viene venduto perché loro sanno come si fa e i clienti no. Poi le informazioni si riassumono in questo. Da stamattina alle 7 sono diventato babbuino, corso spettacolare. Grande Lorenzo, siamo molto felici che ti piaccia. E quindi se avete qualunque attività, gli sconti, le offerte che non sono la stessa cosa, i lanci e tutte queste cose qua devono trovare un'applicazione in quello che fate. Quindi basta vantarsi di non fare lanci, ragazzi, perché purtroppo non state capendo. Io ogni volta che qualcuno si vanta che lui non fa lanci e sorrido, dico sì, va bene. Cioè, purtroppo non state capendo. Piuttosto che le offerte, l'offerta del Black Friday, come ci si comporta a Natale, come ci si comporta dopo aver fatto l'offerta, come mascherarla se non volete farla passare da offerta e tutte queste cose qua. Di modo da prendere più clienti, monetizzarli al meglio e fare più dindini. E sono cose che si applicano nel campo delle informazioni, ma anche nel campo di tantissime altre cose. Oggi abbiamo lucrato abbastanza, mai quanto vorremmo, mai assolutamente quanto vorremmo. E quindi adesso prendo due domande e poi, se non vi dispiace, io devo andare ad imparare il metodo Friedrich. Ok, domande? Infomarketingperbabbuini.com. Ah, un'altra roba, c'è il numero verde, ragazzi, assaltatelo. Oppure andate sulla sales page, andate in basso a destra, schiacciate, mettete il vostro numero e il mio team telefonico d'assalto vi richiama. Ok? Fa sempre abbastanza caldo. Fatemi accendere. I corsi non debbono piacere, devono essere efficaci, vero Big? Esattamente parlando. Esattamente, se il corso vi piace, se siete soddisfatti, fate un testimonial, mandatelo in ufficio, eccetera, eccetera, o semplicemente dite che c'è questo corso info marketing per babbuini, così magari degazzelliniamo qualcuno. La metafora del webinar, l'high ticket è morto, è stata proprio questa: babbuini versus gazzelle. Cioè, la gazzellina è indifesa, sa quattro cose che finché funzionano, funzionano. Il babbuino arriva e la sventra. Ciao Bix, è un pozzo senza fine di conoscenza nel campo del marketing, ancora informazioni che non hai rivelato in corsi già esistenti. Sì, ce ne sono in realtà parecchie, c'è tutto il discorso della retention, per esempio, ci sono altri discorsi sul mindset che affliggono il business, c'è la tematica specifica dei lanci e altre cose. È possibile che su alcuni aspetti ho trovato discordanze tra il tuo corso e quello di Dan? Sì, e devi seguire il mio. E ho adattato certe cose per il mercato italiano, quindi consiglio infatti di guardare prima quello di Dan e poi il mio. Quindi quello di Dan l'ho incluso per completezza, ma le informazioni che fanno fede che dovete seguire sono le mie. Big, con che strumenti inizi per la ricerca di mercato per non uscire dai 10-15k delegandola? Non sono strumenti, non sono strumenti, cioè non uso tools. È una ricerca di tipo organico, perché è la stessa differenza tra guardare i grafici delle candeline del trading e invece capire che cazzo stanno facendo le aziende, perché le azioni si muovono, sono cose diverse. Quindi, peraltro, come trovare un mercato, la nicchia, eccetera, sono lezioni che aggiungerò al corso, quindi poi ti rispondo durante il corso. Ciao, ciao Donatella. Il programma del corso dove lo si può consultare? Ha adattato per il mercato italiano anche i contratti. I contratti sono per il mercato italiano, sono redatti dal mio avvocato. Il mio avvocato è italiano, un avvocato internazionale che parla 4 o 5 lingue, e sono contratti in italiano, certamente, assolutamente contratti in italiano. La maggior parte di voi parla solo, cioè, almeno i corsi sono in italiano, quindi magari c'è chi di voi è bilingue, però
Sono assolutamente in italiano e sono contratti scritti da un avvocato serio che si intende di tutte le tematiche. Il programma del corso Gianfranco lo trovi su infomarketing per babbuini.com. È proprio il link. Si chiama così. Il mindset babbuini è complementare al mindset di Mentecatti? Assolutamente sì. Diciamo che la parte su come funziona il mindset della riprogrammazione non è affrontata in babbuini, quello è affrontato nel corso online marketing per Mentecatti 2.0, ma chiaramente. Sgancio delle perle e parlo in un modo di certe cose che accresce sicuramente le vostre buone abitudini. Babbuini sorprendente. Lo consiglio anche a chi ha già acquistato i corsi precedenti. Grande Donatella. Allora, fate conto che babbuini, quali sono magari le prime due o tre mosse? Le prime due o tre mosse è chiederti come posso fare la quantità maggiore di soldi raggiungendo il minimo e quale mercato ha un problema per il quale è pronto a pagare. Quindi la ricerca di mercato parte dalle due esigenze tue del mercato, altrimenti non c'è un marketing, che è una relazione tra te e il mercato. L'email marketing è affrontato anche in Babbuini, ma c'è un modulo molto completo in online marketing per Mentecatti 2.0. Comunque in info business per info marketing per Babbuini, il corso nuovo, c'è un sacco di parte tecnica che ha fatto il mio coach ufficiale, come si imposta Kajabi, come si imposta l'autoresponditore, come si integra, come si fa il webinar, come si fa la deadline e tutta la componente tecnica che vi serve per fare tutto quello che volete fare. Ok? Uno dei problemi è che a un certo punto, quando ho filmato, stavo filmando info marketing per babbuini, ho scritto a Cicchinelli, gli ho detto: guarda che dobbiamo dividerlo perché c'è troppa roba. Perché obiettivamente, mentre parlavo, mi rendevo conto che ho rantolato parecchio in sto corso, cioè proprio ho dato il meglio di me, penso che si veda. Sì, spiegato tutto passo per passo per passo, dove cliccare, cosa fare, tutti i problemi, fate questo, poi fate questo. È tutto spiegato in entrambi i due corsi per info marketing per babbuini. Ovviamente l'enfasi sono le informazioni, quindi spieghiamo anche passo passo il videocorso, il webinar, il funnel, l'email, tutto. Però i nostri corsi sono strategici, la parte tecnica è sempre un di più, questo lo vorremmo spiegare. La Big Look International si occupa dell'aspetto strategico. E la parte tecnica la mettiamo dentro, ma non è il nostro focus, ok? Comunque c'è ed è completa. Quindi a un certo punto gli ho detto, Cicchinelli, guarda che dobbiamo dividere in due, perché il corso è troppo, non, secondo me non lo digeriscono. E lui mi ricordo che mi ha scritto, fa no, tranquillo, più è complicato, più gli piace. Mi ha detto, senti, il reparto vendite lo gestisci te, va bene, ok. E aveva ragione lui, quindi il corso vi sta piacendo, già lo state monetizzando. Avevo paura che potessero essere troppe informazioni tutte insieme, però le abbiamo organizzate piuttosto bene. Andate alla velocità della vostra comprensione, della vostra intelligenza e va bene così. Alcuni di voi hanno già monetizzato, peraltro neanche uno, cioè siete già una manciata che. Grazie al corso uscito qualche giorno fa, hanno fatto, cioè grazie, nel senso, con l'aiuto, non che voi siete dei cretini che se non arrivavo io, cioè, però avvantaggiandovi e studiando le informazioni contenute nel corso, siete stati spronati, aiutati e vi ho mostrato alcune cose interessanti che voi avete monetizzato. Parli anche di ads lì dentro. Le ads sono trattate in Mentecatti. Comunque, se hai tutte queste domande, non ti vorrei dare dati imprecisi. Chiama, è gratis. Anche adesso è 24 ore di domenica, di sabato, così il numero verde gratuito 800 303 666. Ti danno tutte le informazioni che vuoi, ok? Poi per chi può, per chi vuole, l'ideale è prendere via bundle, perché se prendete sia info marketing per babbuini che online marketing per Mentecatti, innanzitutto avete 600 ore di studio o qualcosa del genere. In realtà il metodo procedurale di Mentecatti ne dura 35 o comunque lo capite anche con meno ore, poi ci sono i live. Ma posso dire lucrare tutte quelle robe che dice Big? Mentecatti più babbuini è il massimo. Comunque ogni corso può essere fatto a sé, no, per fare soldi non vi servono tutti e due, bene se li prendete tutti e due, ma sono corsi autonomi e sganciati, ovviamente sono complementari perché le cose vere e funzionanti seguono un filo logico.
Ricordo che chi ha il protocollo Kennedy ha avuto questo corso in omaggio e le persone non ci credevano, perché come ho detto non è un'integrazione, è proprio un vero e proprio corso, cioè è il resto che integra il mio a questo punto. Quindi alcuni di voi non ci credevano, alcuni di voi pensavano fosse una truffa, no ma come lo regali, ma come, no ma in che senso, di qua di là, ma anche i contratti, ma sei sicuro? Sì, ve li siete trovati nel back-end. Quindi chi ha preso, ah, peraltro, messaggio di oggi per chi ha preso il protocollo Kennedy. Allora, fa vedere, il protocollo Kennedy dovrebbe partire oggi per un po' di persone, quindi oggi è partito il protocollo Kennedy, quindi lo riceverete penso nei prossimi giorni, a meno di rallentamenti. Ci scusiamo per i ritardi, non sono assolutamente dipesi da noi, ve lo posso giurare. Stiamo per mandare in stampa il paccone anche di online marketing per Mentecatti 2.0. Info business per opportunisti non è il paccone, perché ci siamo rotti i coglioni di fare i pacconi, che tanto non ve ne fate niente. E a meno che voi non vogliate prendere dei bundle da 13 miliardi di euro che ve lo facciamo, ma non è compreso, siamo molto chiari. Prendete il protocollo Kennedy così avete tutti i pacconi, perché se prendete il protocollo Kennedy avete tutti i corsi. Siete confusi da quello che dico? 800 303 666, vero, l'acquisto del protocollo Riccione è stato uno dei migliori investimenti mai fatti. Il protocollo Kennedy ha 4.997 euro di Riccione, è stata un'offerta irresistibile, alcuni l'hanno resistita e se ne pentono, però ragazzi, se volete accedere a tutta la conoscenza, dal money mindset all'info marketing, alla manipolazione, alla gestione del denaro eccetera, con poi progressivamente, vi ho detto, rilascerò le mie integrazioni, infatti la prima è già arrivata, che è un vero e proprio corso cazzutissimo, avete questi nuovi corsi gratis se prendete il protocollo Kennedy. Comunque, adesso c'è il lancio info marketing per babbuini, vi consiglio di passare dal team telefonico, ok? Ma solo io oggi sto ancora guardando la registrazione dell'evento. Non sei solo. L'evento di Ricciona. Quanto abbiamo penato per l'evento di Riccione, poveri noi. Altre domande? Minchia, ve lo state fagocitando, questo corso. Bravi, bravi porcellini maiali. È vero? Dai che voi godete un po'. Voi a comprare questi corsi, godete. Cioè, è di tutta evidenza. Ok, signori? Altre domande? Sì? No? Tutto fermo? C'è nessuno? Ma perché non parte? Perché forse ho caldo io, perché mi accaldo per... Ma ci sono delle chicche di guerra psicologica in babbuini. È un'evoluzione, è un miglioramento, è un corso nuovo. Non è una ripetizione, cioè ci sono strategie... E ve lo ripeto, guardate che ci sono strategie completamente nuove che voi volete imparare. Cioè, occhio. Come andiamo, signori? Infomarketing per babbuini.com. Adesso ho messo a 23 e mezzo. Abigo, una cosa, pregiudizio, è la cosa migliore mai studiata, ha cambiato completamente tutto, la seconda parte, please. Allora, per pregiudizio, Dan ha accettato di fare la seconda parte, ha detto che quando vado negli Stati Uniti posso passare a casa sua e la facciamo. Il problema di andare negli Stati Uniti, che come voi sapete ci sono le proteste, primo non vado solo per fare la registrazione di pregiudizio, vorrei legare queste cose. Ora noi vorremmo passare a New York, vorremmo fare un'altra a New York, quindi magari se vado lì 2 giorni prima e mi riesco ad accordare con Dan, riesco a passare in Ohio a casa sua, mi accordo con Ron, il cameraman, e riusciamo a fare la seconda parte, che poi non è la seconda parte, è una parte extra, perché lui non si era impegnato all'inizio, poi però ha accettato di pregiudizio. Per chi non lo sapesse, pregiudizio è un corso bonus che ho dato all'evento di Riccione.
Info marketing per babbuini può servire ad un venditore telefonico? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Primo, perché puoi dare dei consigli a chi e per la persona per la quale tu stai vendendo l'azienda, e secondo, puoi capire immediatamente le criticità e il perché certe vendite non vanno, perché certi prezzi non vanno e come combinarli magari anche al telefono. Mio figlio qui con me dice: papà, perché Big non beve? Dice Bella Fresca. Bella Fresca. Perché non ci metti dentro il tuo libro, Big? Il mio libro, adesso ci pensiamo, ragazzi. Il mio libro, abbiamo tanta roba, veramente tanta roba. Se vi piace studiare, siete fomentati dalla formazione, quella vera, di magari qualcuno che sa di che cacchio parla e dà risultati, chiamate l'800-303-666 e vi fate appioppare qualunque cosa conosciuta al genere umano. Comunque, cominciamo con info marketing per babbuini, ragazzi. Un corso completo, un corso straordinario, probabilmente uno dei corsi più belli che sia stato rilasciato. Ciao Fabio Damante, come stai? Big, avevo una domanda secondo me interessante. Nel caso di un proprio evento, se si vuole far partecipare un ospite speciale come hai fatto tu stesso, quali accordi siano più adatti per pagarli? Dipende se sono americani o italiani. Qui potrei aprire una parentesi, quanto tempo hai. Allora, dipende che ospiti sono. Se sono, io per esempio con gli speakers americani, allora sono professionisti e non hai problemi. Dance costa tantissimo e ha dei requirements ovviamente, per esempio, quindi non fa scali, vola direttamente. Deve un autista andarlo a prendere, vola col jet privato, quindi poi deve avere il tè freddo e deve avere l'elmo, come si chiama, il proiettore, quello dove mette la carta, no? Vedete le sue lezioni e proietta così. Però non ci sono particolari criticità, gli accordi sono molto corti, ok? Sono contratti più o meno basati sulla parola oppure a volte sulla parola. Essendo stato per esempio questo evento, potete immaginare critico per vari motivi. Noi abbiamo richiesto per esempio a tutti gli speakers di controfirmare l'accordo e tutti, o quasi mi permetto di dire, erano sotto contratto. Quindi Dan per esempio mi ha risposto e gli ho detto, perché i contratti americani li firmi tu, loro non firmano, non controfirmano. Loro ti dicono queste sono e sono tutti uguali più o meno. La fee, devi pagargli l'aereo, devi pagare questo, e poi c'è tipo un disclaimer, è un contratto di mezza pagina, tu devi firmare. E io, essendo italiano, ed essendo la situazione già pesante di suo per tante cose e così, gli ho detto: Dan, scusa, puoi rimandarmelo controfirmato per favore? Perché guarda, dobbiamo avere a sto giro tutto a posto, che non possiamo rischiare niente. E lui fa: la prima volta che qualcuno me lo chiede, ma va bene. John Carlton non era riuscito a firmare il contratto, cioè nel senso che doveva venire, poi non è stato bene poco prima purtroppo, quindi lui non c'era, ma lui è l'unico che non è riuscito a controfirmare il contratto perché non capiva. Gli altri ospiti, i contratti erano più o meno come quelli di Dan. Posso mettere magari, non so, può aiutare, possiamo mettere in babuini, non lo so. Non so se posso, però, quindi non voglio farvi false promesse perché sono contratti privati comunque, no? Cioè di cose nostre. Non me ne frega niente se sapete quanto li ho pagati, quando non me ne frega, non è un segreto, voglio dire, militare. Però non so se abbiano piacere, ecco, semplicemente quello. E quindi diciamo si deve stabilire a livello strategico in un evento. Innanzitutto, una delle cose che io non ho fatto, per esempio, perché io ho ritenuto che ci fosse una sinergia, cosa pericolosissima, una sinergia tale tra speakers, e l'obiettivo non era quello di vendervi cazzate, ma era quello di portarvi delle verità. Sappiate che io e gli speakers non ci siamo accordati su cosa dire. Questa, io penso, è una roba da prima mondiale. Non eravamo d'accordo su cosa dire, cioè i Q&A, anche perché erano off the cuff, non sapevamo cosa avrebbe chiesto
avrebbero chiesto le persone. Non gli è stato proibito di menzionare, di nominare nessuno o niente, se volevano parlare di questo, quell'altro ancora, o dei concetti o delle cose, erano liberi di farlo, erano liberi di contraddirmi. Gli ho detto, ragazzi, perché loro mi hanno chiesto, ma se ci contraddici, gli ho detto, come facciamo a contraddirci, ok? E può capitare che percettiva, perché uno dovrebbe stare, poi gli ho detto, parliamo, cioè non c'è problema. E ci sono, devi diciamo, ovviamente, stare attento alla questione se c'è una persona problematica. C'è un noto speaker americano, per esempio, che ha seri problemi di alcolismo, per esempio, no? E quindi tu devi sapere che ha seri problemi di alcolismo, perché a una certa gli devi proibire di bere, ok? Ricordatevi, alcuni speakers parlano in modo simpatico perché sono ubriachi, oppure ci sono gli speakers che non riescono a stare lontano dalle donne, per esempio, allora si devono scopare le donne nel camerino per forza, io capisco tu, però possono creare problemi, capisci? Quindi semplicemente uno lo sa e si comporta di conseguenza, no? E poi c'è tutta la tematica della gestione, la cosa che per esempio invece io ho ribadito, io ho scritto subito le email, gli dico, ragazzi, ve lo dico subito, non potete vendere all'evento, infatti non hanno venduto, cosa che è stata molto apprezzata. Poi ovviamente chi di voi ha comprato le cose di speaker 1, speaker 2, eccetera, è giusto che l'abbiate fatto, però gli ho detto, alcuni me l'hanno anche chiesto, ma dobbiamo, perché a alcuni non piace sinceramente, tipo Kurz, no? Mi ha detto, guarda che io non, D&D è un grande venditore, quindi lui non vedeva l'ora. E Kurz ha detto, guarda che io non è che venda molto, io ho detto, no, tu devi, voi dovete arrivare e dare valore, dare valore, dare valore, cosa che insomma la registrazione per la chiave. Ehi Vincenzo, quando ci vediamo per pranzo, come stai? E quindi questo per gli eventi, bisogna stare comunque attenti, che una volta, ragazzi, che l'evento va e l'evento sta andando, quindi cambiare certe cose in corso d'opera è difficile, bisogna lavorare bene prima, poi ci sono sempre degli imprevisti, però in generale insomma questo. E calcolate che io avevo all'evento la creme della, gli speakers americani che ho invitato, ragazzi, non sono, cioè non è gente veramente, scusate, scesa giù con la piena, cioè sono professionisti, è gente che sa come si lavora e come si sta in casa d'altri, perciò Dave D per esempio è un signore, cioè a parte che mi ha aiutato tantissimo, lo ringrazierò sempre, senza motivo oltretutto, perché lui è stato pagato esattamente come gli altri. Una cosa che ho fatto, per esempio, ti può essere utile, che gli speakers li ho dato a tutti e quattro e poi e tre la stessa cifra, ok? Vi immaginate che Kurz mi aveva chiesto di meno, per esempio, e lui mi ha detto una cifra e fa, capisco la tua, guardate l'intelligenza delle persone, fa, capisco la situazione, c'è la situazione di Dan eccetera, questa sarebbe la mia fee, puoi rilanciare se vuoi. E io ho rilanciato a rialzo, perché gli ho detto no, perché guarda che gli altri stiamo dando un po' di più, quindi ti becchi anche tu un po' di più, perché voglio che tutti quanti siano pagati uguali. Testa, no? Signorilità e non cazzate. Io avrei potuto, no? Lui mi ha detto, vista la, cioè, ma cazzo, c'è Dan che sta per morire, tu sei esposto di milioni, casini vari che sono successi, capivano anche la situazione magari di discomfort, però non essendo a una situazione in quel caso economica, B, volendo fare il signore, ho detto, no, guarda, rilancio, e ho rilanciato a di più. Infatti, tramite email, fa, ok, strana sta cosa, per dirti, no? Alcuni retroscena sugli eventi e sui workshop in infomarketing per babbuini. infomarketingperbabbuini.com. Ragazzi, voi volete e dovete diventare dei babbuini, perciò chi sta aspettando, che dice no, ma lo fai, non è dopo, cioè non è forse, diventate babbuini, cioè mai detto babbuini, o rimanete delle gazzelline. Avete visto il webinar? Le gazzelline vengono sbranate dai babbuini, è la legge della natura, signori, l'ho inventata io la legge della natura. Scusate, continuo, sapete, a riaggiornare Katanga. Mamma mia, la mia Katanga, com'è bella. Altre domande interessanti? Se non hai un profilo alto come la Big Look International, Amazon è solo una rimessa totale. Ma
Oggi penso di aver scovato un altro tuo studente big, un mio collega, e fa corsi per pizzaioli. Forse hai capito chi è, tanto studiano tutti di te, ma proprio tu. Grazie per la spiegazione, ad oggi mi sa che sono quello che ha ricevuto la risposta in live più duratura. Potrei parlarti di un sacco di questi argomenti. In generale, ragazzi, occhio con gli eventi, perché agli eventi girano intorno tanti soldi agli eventi, ma ciò che poi rimane realmente attaccato a un evento, a mio parere, non, nel 95%, questi sono feedback anche americani, e di vari formatori che sento, 95% non giustifica. Ci sono alcuni eventi che giustificano. Fai qualcosa per il cortisolo. No. Sport. Libro su Amazon fa brand così. Ma no, il libro non penso che lo mettiamo su Amazon, perché non abbiamo il controllo. E comunque sono anche clienti, studenti, le persone che comprano. Quindi poi, giustamente, noi ci vogliamo anche lucrare. E quindi vogliamo A, avere i dati, B, io il mio account su Amazon è bannato, potremmo usare l'account di un altro, eccetera, però vorremmo avere un pochino più di controllo, sinceramente, sulla roba. Però non è escluso, non lo so. Con questo corso sarò in grado già di partire a vendere e creare i miei videocorsi. Paolo, assolutamente sì, è esattamente il corso che fa per te, ed è step by step. Per la parte tecnica, la strategica è tutta un'insalata di parole orgiastiche. Ma fai pure e-commerce big. Se per e-commerce intendi Shopify, quella roba lì, per ora no, ma non è neanche vero, perché magari stiamo finalmente uscendo con l'abbigliamento, però non lo so, ragazzi, non voglio farvi false promesse, le magliette, le robe. Big, se puoi dirlo, l'evento di Mirko Gasparotto a cui parteciperai, di cosa tratta nello specifico? Ciao ciao Federico, e non te lo posso dire, non so se lui ha piacere a chi lo dica, quindi non lo dico, però se vuoi vieni lì a Osa fine settembre, e quindi c'è il mio intervento, e poi beviamo e mangiamo come i maiali, cioè proprio, pare che si mangi e si beva tanto, poi giustamente non si può solo lavorare e studiare nella vita. Yes. Bene ragazzi, allora, Big, allora, cos'è che dice Ottavio? Big, sto studiando infomarketing per babbuini ed è una bomba. Invece qua non ci farà un bel corso su come formare i propri collaboratori, ad esempio come hai formato Luca Cecchinelli, fin dove ti sei spinto nel formarlo, ad esempio all'inizio quando hai max uno o due collaboratori, è utile formare tutto fare, insegnargli tutto quello che sai, oppure ci sono tante cose che vi posso ancora insegnare, adesso progressivamente vedremo. Quanto lo metteresti in libro calcolando la parte sul mindset? Ma non lo so a quanto lo mettiamo in libro, magari lo mettiamo a un prezzo alto, tipo 100 euro, 200 euro, oppure lo vendiamo a 30 euro, non lo so, sono sincero, non abbiamo ancora smandruppato il libro. So che un sacco di persone lo aspettano, ma non è mai stata la nostra priorità. È un bonus, un regalo che ho fatto a Riccione, così, che ho ritenuto anche bella un evento, no? Dare il proprio libro così. Però mentre tutti sono fomentati dal libro, no? Che tutti devono il libro, io non ho questo, molti lo fanno, no? Per ego, per il libro, boh, non so, io sarà che sta roba, non che non vada bene, per carità di Dio, io ho molto più ego su un corso, per esempio. Però, visto che c'è richiesta, poi magari riapriremo. Adesso non siamo neanche, vi dobbiamo fare un cazzo di funnel organizzativamente, deve partire, ci siamo focalizzati su altro, semplicemente, poi in 3 secondi lo facciamo. Ma poi apriremo anche il libro, non so quanto lo vendiamo, non ho idea, non lo facciamo né per guadagnare. Ecco, quantomeno quei libri non ci dobbiamo perdere, cioè non ve lo mando in perdita, questa che... No. Perciò, quantomeno non ve li inviamo perdendoci soldi sul frontend, sappiate che lo pagherete tutto. E che cazzo! Cazzo, devo fare la self-liquidating offer, ragazzi. Non so neanche più... sono cambiati i tempi. Domande? Guardate come si scorra.
Il libro è stato un grande regalo, grazie Big. Prego, è stato anche molto apprezzato. Anche quello da tutti, feedback fichi. E quindi bene. Però, t'ho fatto così, sull'estero. Oggi ho bevuto il tè in tazza bianca e ho lucrato. Le vecchie tecniche funzionano ancora. Grande Simone. Come scegli le persone per la tua consulenza privata? Allora Alex, i requisiti sono questi. Innanzitutto, 99,9% delle volte sono già piccoli imprenditori o liberi professionisti che già vanno bene. Cioè il target della mia consulenza privata è una persona che già sta guadagnando e primo si può permettere di pagarle, che ha un vuole crescere sempre a livello. Cioè non è uno di... Allora fate conto che nella mia consulenza privata la parte tecnica non viene mai fuori praticamente, perché hanno tutti o persone che gliela fanno oppure hanno capito che dove si clicca su Facebook o come si installa il Pixel non è il modo che ti fa fare lo scale up, ecco semplicemente questo. Quindi si parla di strategie, di come reingegnerizzare la price strategy, problemi con i collaboratori, il brand, la vendita di un'azienda, piuttosto. Quindi sono diciamo persone già che guadagnano, cioè che pagano la consulenza, che è quello che costa 15, 20, 30 mila euro, oppure ne prendono due o quello che è. E vengono a Dubai, cioè non hanno neanche problemi di orario così, eccetera. Non semplicemente faccio venire a casa mia persone con le quali non ho feeling o persone che penso mi farebbero perdere del tempo. Prediligo le persone che applicano, in media lo fanno, anche se ho persone che mi danno tanti soldi, non sempre applicano, per esempio, non sempre fanno quello che gli dico di fare. Dobbiamo avere quantomeno devo capire che non sei uno scassacazzo. Quindi, perché sinceramente io a casa mia uno scassacazzo non lo faccio venire, cioè non è che se mi dai 10.000 euro io sto 8 ore con te o 15.000 o 20.000 quelli che sono e tu mi spacchi le palle oppure sei, non lo so, una persona che mi piace, oppure non sei in target semplicemente, cioè magari ci sono, io ragazzi di persone a cui potrei prendere 30.000 euro letteralmente anche di più. Dicendogli che gli faccio fare i soldi in modo automatico, così quindi chi cerca le fonti di reddito passivo, automatico, monetizzazione immediata in 30 giorni viene filtrato dal team. Cioè, ma guarda, Big non si occupa di queste cose, non c'è lavoro. Donna ha avuto info marketing per babbuini in anteprima, Big, certo, donna tutti in anteprima. Ti ricordi com'è stata la tua prima vendita online? Emozionalmente raccontaci. Ma la mia prima vendita ho venduto... Innanzitutto già, vabbè, facevo il libero professionista, cioè facevo il traduttore prima, quindi monetizzavo già con PayPal, diciamo. Quindi il concetto di soldi digitali o di stare a casa l'ho già provato. E poi ho venduto un librettino la prima volta. È stato fico, è stato bello, perché valida il fatto che sia possibile. Fate mai le cene tutti insieme con tutti i tuoi collaboratori, venditori o altro tipo viaggio o qualcosa? Allora, abbiamo ovviamente fatto la cena post evento dove c'erano tutti i miei collaboratori, tutti i miei venditori, il CEO, l'office manager, i vari tecnici. Non c'era il mio avvocato quella sera lì, mi pare. Anche perché io di quella sera lì ricordo poco o niente perché mi è calata l'adrenalina ed era uno straccio. Cioè, se voi vedete i miei venditori, il mio TTA, hanno messo le foto. No, cena con il boss, il big, cioè, io sono lì così a fare la foto perché non mi reggevo in piedi. E sono venuti, alcuni sono venuti a Dubai e in futuro organizzeremo alcune cose sfiziose. Ciao, ciao. Usi qualche tecnica per non distrarti? No. No, Federico. Come mai ti hanno bannato l'account di Amazon? Perché ai tempi ho fatto una puttanata con i libretti e quindi mi hanno bannato l'account. Avevo provato a usare un trucchetto per guadagnare di più, sono stato punito. E da lì tu capisci che i trucchetti non funzionano o vengono chiusi. Perché non è quella roba lì. Bene ragazzi, io sono occupato, ok? Ho un cubo nuovo e devo imparare il metodo Friedrich. Quindi ragazzi, pigliate il corso infomarketing per babbuini.com. Okay?
Tuo corso può essere utile per la professione di fisioterapista? Nella maniera più assoluta sì, assolutamente sì. Ho già studenti fisioterapisti, peraltro un mio amico d'infanzia è un fisioterapista e un osteopata, infatti ho dato accesso ai corsi. Assolutamente sì, perché devi capire come prezzare, come fare più soldi, come che prezzo dare alle tue prestazioni, come non prezzare le cose in modo orario, come fare dei pacchetti per avere meno clienti che ti paghino di più. La criticità del modello di Samove si è spiegata in Info Marketing per Babbuino. Arrivederci.